a seconda della tipologia di migrazione scelta dall'ente, per portare a termine il processo è necessario eseguire determinate operazioni che verranno guidate dal pannello di migrazione. Dove sono indicate le operazioni? Tutte le operazioni oggetto della migrazione sono già stabilite e schedulate all'interno del progetto esecutivo e sono ripartite all'interno delle varie fasi del processo. Chi fa cosa? Da un lato c'è l'ente che, in qualità di amministrazione contraente, fornisce i dati da migrare e approva formalmente la conformità delle operazioni eseguite dal sistema. Dall'altro c'è Aruba, che in qualità di fornitore si occupa di portare a termine tutte le procedure tecniche necessarie alla migrazione. Quali sono le macrofasi previste? Sono previste tre macrofasi. La prima è l'attivazione dei domini di posta sulla piattaforma. Segue la migrazione delle caselle e infine l'accettazione del rapporto di conclusione della migrazione. In caso di più domini, la macrofase di migrazione delle caselle verrà eseguita per ogni singolo dominio. Quanto dura la migrazione? Entro 4 mesi dall'accettazione del progetto esecutivo, il processo di migrazione sarà completato. Vuoi ulteriori informazioni sulla convenzione PEL, sulle caratteristiche dei servizi e sulle modalità di attivazione e migrazione? Contatta i riferimenti dedicati.